Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché questa mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia di Daniela Lo Russo e Michele Grosso, madre e figlio, che sono accusati di aver tentato un omicidio attraverso la somministrazione di un potente anticoagulante. I due sono comparsi davanti al GIP. Gianluca Sarandrea, la donna appena arrivata in tribunale, ha accusato un malore il servizio. È stato un arrivo convulso quello di Daniela Lo Russo questa mattina, attesa al Tribunale di Pescara per l'interrogatorio davanti al GIP Gianluca Sarandrea, accusata di tentato omicidio nei confronti del marito. Insieme a lei anche il figlio 22enne Michele Grosso, anche lui con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del patrigno. All'arrivo, dopo aver cercato di evitare stampa, fotografi e telecamere, la donna è svenuta sulla porta d'ingresso. L'interrogatorio è durato un'ora e mezza e si è concluso in maniera imprevista, causando un rinvio a domani. Ci sono situazioni di contrasto, cioè questo significa che nel momento in cui si crea una situazione di contrasto, inesorabilmente la legge impone una scelta precisa, cioè puoi difendere una parte o l'altra, tutto qui, questa è la situazione. Il contrasto si è verificato in modo evidentissimo. Chi è stato a fare le prime dichiarazioni? È stato interrogato il ragazzo, il Grosso. E quindi a seguito di questo interrogatorio non si è andati avanti? Certo, ci siamo dovuti fermare. Cosa succederà adesso? Dovrà nominare un nuovo avvocato la signora Lo Russo e domani mattina eseguiranno interrogatori di garanzia. Fuori ad aspettare insieme ai giornalisti il terzo uomo, Edwin Henry Mosquera Zabala, accusato di lesioni personali e finito agli arresti domiciliari in attesa di essere ascoltato separatamente dalla coppia madre figlio. C'è stata l'aggressione e l'aggressione lui l'ha messa? Solo con la questione dell'aggressione. Quindi l'aggressione l'ha confermata, invece la fase che riguarda l'avvelenamento delle intercettazioni ha negato? No, non ha negato perché non è stato assolutamente commesso dal mio segno, non ha alcun rapporto con queste persone, con gli altri. Nelle intercettazioni però si parlava proprio del suo coinvolgimento, con le voci. Le intercettazioni in realtà non è così, ma solo di riferimenti agli incontri che si sarebbero dovuti avere per quanto concerne l'aggressione, quindi una mera aggressione, semplice mera aggressione con lesioni assolutamente di lievi. Lui non l'ha aggredito di sua volontà, ma perché c'è stato appunto ci sono state queste persone che lo hanno mandanti, diciamo, di questa azione. Il motivo? Non posso riferirlo. Stava andando al lavoro questa mattina quando, forse a causa dello scoppio di un pneumatico, ha perso il controllo dello scooter che, uscito di strada, si è schiantato contro un canale di cemento. Lui, 32enne di Tortoreto, sbalzato dalla sella, è finito contro il muro di recinzione di un villino ed è morto sul colpo. È accaduto a Tortoreto, lungo la fondovalle del Salinello. Il giovane Aldo Di Monte era dipendente di un supermercato. Inutile i soccorsi del personale del 118 e di alcuni residenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica e quelli della stazione di Tortoreto. Cambiamo pagina, penultima seduta ieri del Consiglio regionale prima della pausa estiva. Ancora polemiche da parte dell'opposizione per l'approvazione in giunta del piano sanitario. Via libera ai finanziamenti a favore dell'Associazione regionale degli allevatori e del Consorzio di Bonifica Sud Vasto. Una variazione di bilancio di circa 1 milione di euro da destinare all'ARA, l'Associazione regionale allevatori, cui i dipendenti sono da 33 mesi senza stipendio, e al Consorzio di Bonifica Sud Vasto, sull'orlo della bancarotta. Questi due dei risultati concreti portati a casa nel Consiglio regionale di ieri, connotato però da polemiche ancora una volta da una maggioranza traballante per le assenze e per i malumori che covano in modo crescente sotto la cenere.
Le polemiche sono state messe in scena con tanto di striscioni dall'opposizione del Movimento 5 Stelle e del centrodestra. Il motivo è il piano sanitario regionale che ridisegna la sede ospedaliera e che è stato ieri approvato in giunta regionale. Nonostante ha tonato però l'opposizione, la settimana scorsa il Consiglio regionale aveva votato una risoluzione che chiedeva il ritiro e la modifica di questo piano. Per l'opposizione si è dunque trattato di un colpo di mano inaccettabile, di un'umiliazione delle prerogative del Consiglio. Ma le fibrillazioni non sono mancate anche in maggioranza, con l'assessore Donato Di Matteo che ha duramente stigmatizzato le assenze nel centro-sinistra, in particolare quelle di Pierpaolo Pietrucci e per buona parte della seduta di Lucrezio Paolini. E soprattutto del presidente della regione Luciano D'Alfonso, che non ha neanche presieduto la giunta che ha approvato il piano, sostituito dal vice Giovanni Lolli. Altro passaggio molto caldo, quello che ha visto protagonista Leandro Bracco, ex grillino e ora di Sinistra Italiana, secondo il quale il provvedimento che dà soldi all'ARA non ha copertura economica e sarà sicuramente impugnato e bocciato dalla Corte Costituzionale, smentito però con durezza dall'assessore al bilancio Silvio Paolucci. Nonostante i numeri risicati, è passata comunque, a fine seduta e a tarda ora, anche la legge europea regionale 2016, la modifica del piano regionale per il diritto agli studi universitari e la destinazione dell'avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale per l'assestamento generale dei conti. Nulla di fatto, ancora una volta, per la nomina del garante dei detenuti, una partita che si trascina oramai da mesi. Occorrono infatti 2/3 dei voti del Consiglio, pura utopia con i tempi che corrono all'emiciclo. E ora torniamo a parlare del progetto Toto sulla variante autostradale. Oggi è intervenuta anche la CGIL che ha espresso il suo no e cerchiamo di capire attraverso il servizio come il sindacato motiva questa decisione. La CGIL snocciola tutti i punti che non convincono sul progetto della variante autostradale della società Strada dei Parchi. Dopo l'intervento degli ambientalisti ad aggiungersi alla lista dei contro, ci sono costi del progetto, unità lavorative e anche le ultime dichiarazioni rilasciate dall'attuale amministratore delegato che annuncia di non provvedere ai lavori di manutenzione senza aver ottenuto il rinnovo di gestione per altri 20 anni. La programmazione degli interventi sul territorio devono rimanere in capo all'amministrazione pubblica e non all'operatore privato. Io da questo punto di vista trovo un po' singolare quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Strada dei Parchi in una intervista questa mattina, che dice: se non viene approvato il progetto e rinnovata la concessione, noi non facciamo gli interventi di messa in sicurezza dell'attuale tracciato, delle gallerie e così via. Lo trovo singolare perché questi interventi sono previsti dal contratto e dalla legge. Si deve ragionare sull'utilità di un'opera, non se l'opera è utile al rinnovo della concessione e all'approvazione di un progetto. Inoltre, mi si conceda una battuta su un altro punto, perché si dice che questo progetto produrrà occupazione per 20.000 occupati. Ho l'impressione che questi numeri, più che per la loro scientificità, sono pubblicati per dire la bontà del progetto. Ecco. Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la ristorazione scolastica, questo è il titolo del convegno organizzato dalla ASL di Teramo e incentrato sull'importanza dell'alimentazione nelle refezioni scolastiche per una alimentazione equilibrata e corretta per prevenire allergie e obesità. Quello di oggi, assessore, è il primo incontro del genere per una buona alimentazione per la salute dei bambini e quindi nelle mense scolastiche. Come nasce questa iniziativa? Beh, intanto è un anticipo di una parte del piano della prevenzione che tra qualche giorno illustreremo, la prevenzione, il piano 2015-2018 che è stato recentemente approvato e all'interno del quale vi è anche una linea di azione che riguarda l'alimentazione, ed è bene che sia così, intanto perché fanno notizia solo le reti ospedaliere, i reparti, e invece grande parte della sanità comincia e nasce sulla prevenzione e sul ruolo, in questo caso, della buona alimentazione. In secondo luogo, questa è una nuova proposta che noi vogliamo portare avanti con molta forza. Va detto a tutti i cittadini che la prima causa di malattie, sia oncologiche che cardiache, è l'alimentazione, non è l'inquinamento. E allora bisogna informare molto bene, perché in questa regione, per esempio, i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno una particolare incidenza e tasso di obesità. Allo stesso tempo va ricordato che l'utilizzo della frutta e della verdura in un giorno e in una settimana è tra le percentuali più basse d'Italia, e vogliamo cogliere l'occasione non soltanto per informare insegnanti, docenti, famiglie e ragazzi, ma anche per prendere la palla al balzo e dire: nelle nostre mense scolastiche si dia un'alimentazione corretta che previene
una serie di sviluppi di malattie particolarmente dolorose nel corso della vita e che possono trovare soluzione prima che esse avvengano. Noi illustreremo in questa giornata come sia fondamentale illustrare ai bambini e ai ragazzi sin nel mondo della scuola che la corretta alimentazione è alla base di un corretto stile di vita e di una buona salute per il futuro nelle nostre comunità. Ed è molto importante nella sanità stare sempre al passo con le idee nuove, cercando di raccogliere nuovi obiettivi. Diamo molto più peso alla prevenzione di quanto ne viene detto, noi che facciamo politica ma anche il mondo che deve informare. Le attività dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise in Africa sono davvero numerose. Questa mattina il direttore generale Mauro Mattioli ha illustrato i progetti in cantiere per oltre 1 milione di euro. L'IZS dell'Abruzzo e del Molise opera da anni una precisa politica internazionale, adottando un approccio sovranazionale alla tutela della salute umana e animale, nell'ottica di una global partnership. Con i paesi africani, con cui coopera, circa 25 negli ultimi 20 anni, ha rapporti paritari e stabili nel tempo, raccoglie i loro fabbisogni formativi e le richieste di supporto nelle attività tecniche e di ricerca. Contestualmente trova in quelle aree materiale di studio e approfondimento delle malattie, oggi esotiche, ma in grado di raggiungere l'Europa da un momento all'altro. La cooperazione in Africa ha quindi un carattere bilaterale. L'IZS, in qualità di centro di referenza nazionale, ha infatti l'esigenza di essere sul campo per osservare da vicino gli animali con sintomatologia e lesioni, imparare e prelevare i campioni, migliorare le performance dei test diagnostici. Questa mattina il direttore generale Mauro Mattioli ha illustrato i progetti in cantiere in Africa per oltre 1 milione di euro. Fu una scelta assolutamente strategica. Come dicevo poco fa, una scelta quasi controtendenza, perché in quel momento gli istituti erano direttamente in prima figura impegnati nella lotta e l'eradicazione di malattie infettive sul territorio, le diagnosi di queste malattie erano ancora complicate. Le cose sono cambiate, adesso sembra più semplice diversificare l'attenzione, ma già allora l'Istituto ha cominciato a guardarsi in giro per il mondo, ha cominciato a avviare le sue attività di collaborazione e in particolare con particolare riferimento all'Africa. Cresce perché lavorare in quelle parti, come ha fatto l'Istituto, cioè mettere in quelle zone dei presidi, avere degli operatori dell'Istituto che lavorano in quella sede e lavorano per anni e magari si avvicendano, significa avere un rapporto diretto con un ambiente nel quale noi diamo un contributo, formiamo, aiutiamo i servizi veterinari a crescere nelle loro capacità, ma nello stesso tempo impariamo come sono le malattie, che adesso non ci sono ma domani potrebbero arrivare, siamo eventualmente pronti a fronteggiarle, a trovare dei rimedi, vaccini, antibiotici e quant'altro, e contemporaneamente siamo capaci di aiutare quelle popolazioni a contrastare le malattie. E ora andiamo all'Aquila, crescenti disagi per i commercianti del centro storico che si sono visti aprire davanti i loro negozi i cantieri per la realizzazione della rete dei sottoservizi nel bel mezzo della stagione turistica. Sarà pure un tunnel intelligente dentro cui passeranno acqua, fogne, elettricità e banda larga, tutto facilmente ispezionabile, ma i commercianti del centro storico dell'Aquila, i pochi che hanno riaperto, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Soprattutto quelli lungo corso Vittorio Emanuele, dove i lavori davanti ai loro negozi sono cominciati da pochi giorni, proprio nel bel mezzo dell'estate della stagione turistica, con il risultato che i loro affari sono crollati. E allora noi da lunedì non abbiamo visto manco un cliente, ma noi lavoriamo l'estate con i clienti, i turisti che vengono all'Aquila. In questi giorni che vedono tutte queste impalcature, queste cose, non vengono assolutamente. Io non ho visto entrare stamattina, non è entrato nessuno al negozio. Purtroppo questi sono lavori che bisognava farli, a parte bisognava farli subito dopo il terremoto, quando non c'era nessuno dentro alle attività e ai palazzi. Seconda cosa, sono lavori che non bisogna fare nel periodo estivo in cui noi abbiamo la possibilità di incassare qualche cosa. La questione sottoservizi è approdata anche in comune con una commissione ad hoc per discutere in merito al report quadrimestrale sull'avanzamento dei lavori. Per il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti il problema è a monte, nella tempistica. La logica avrebbe voluto infatti realizzare i sottoservizi per di più intelligenti quando il centro era deserto, non dopo la riapertura di attività commerciali e in concomitanza con tanti altri cantieri. L'appalto ha avuto un ritardo significativo di 6 anni, per cui oggi è il problema dei problemi. I commercianti sono in profonda
crisi, quei pochi commercianti che sono tornati in centro, quindi ovviamente noi abbiamo più volte posto il problema alle autorità competenti, che sono soprattutto il consorzio di imprese che sta eseguendo i lavori. Ovviamente adesso i lavori non è che si possono interrompere, cosa si dovrebbe fare? Bisogna lavorare velocemente e a pezzi. Io credo che un commerciante possa tollerare di chiudere l'attività per 2-3 giorni, non per 2-3 mesi. È evidente, no? Il commerciante non ha lo stipendio a fine mese, quindi deve fare i conti con una realtà contingente molto particolare. Giunge alla 34esima edizione il Palio delle Botti di Corropoli che si svolgerà in questo fine settimana, momento clou domenica sera con la tradizionale sfida tra le contrade del comune che si contenderanno il drappo della vittoria. Corropoli torna protagonista in Abruzzo presentando la 34esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste gelestiniana. Il sabato dedicato in particolare alla funzione religiosa, dove ci sarà la consegna delle chiavi la benedizione del nuovo palio, la benedizione delle contrade, quindi tutta una rievocazione prettamente religiosa. Durante la serata il lancio della sfida tra le contrade, poi ci saranno i giochi popolari che coronano un pochettino quello che è lo spirito tra le contrade. Per passare alla domenica, dove ci sarà la giornata culmine, dove presentiamo una sfilata storica composta da circa 250-300 costumi d'epoca. Quest'anno presenteremo due nuove figure, il duca e la duchessa, per poi presentare quello che è il 34esimo palio, quindi la disfida vera e propria tra le contrade, che quest'anno saranno sei contrade a contendersi il titolo. La contrada vincitrice, Piane San Donato, che ha vinto l'edizione precedente, sarà sfidata dalle altre sei, che saranno contrada Cattapane, centro storico, Colle Maiulano, contrada Ravigliano e contrada Vibrata. Proseguiamo con la pagina degli eventi. Per sei giorni, dal 28 luglio al 2 di agosto, un ricchissimo calendario di eventi capace di animare la meraviglia del sito archeologico di Peltuinum a Prata d'Ansidonia. Nell'Aquilano scopriamo dunque il Theater Fest. Fare una passeggiata in un luogo tra i più belli e suggestivi d'Abruzzo, godere della compagnia l'uno dell'altro, del contatto con la natura e con l'arte e scoprire talenti, punti di vista e tanti pezzi di vita differenti. Con queste parole l'ideatrice Veronica Visentin dell'associazione Presenza ha presentato la prima edizione del Peltuinum Theater Fest, che per sei giorni, dal 28 luglio al 2 agosto, offrirà una proposta culturale capace di animare la meraviglia del sito archeologico di Peltuinum a Prata d'Ansidonia. Tutto quanto poi unito ad uno dei luoghi più belli dell'Abruzzo, che noi abbiamo nel cuore da tempo, però ci siamo resi conto che non era abbastanza valorizzato, quindi probabilmente si poteva fare qualcosa di carino da condividere con tutti quanti, e quindi è proprio un progetto di condivisione che oltretutto non ha scopi di lucro di nessun tipo e infatti viene offerto a chi vuole venire. Un festival che mescola dunque diverse forme d'arte, dal cinema al teatro alla danza, per riscoprire il rapporto tra gli esseri umani e il contatto con la natura. Ogni sera uno spettacolo diverso ad ingresso gratuito, con la possibilità di apprezzare i prodotti tipici della tradizione offerti dalla Proloco di Prata. Si parte il 28 luglio con Il Monte e il Gatto, Altri Animali e Cose, un dialogo a due voci in forma di lettura scritto dal poeta Claudio Damiani. Si prosegue l'indomani con The Experiment, spettacolo che sarà risultato imprevedibile di un progetto di training innovativo curato dal regista Daniele Monterosi, che sta vedendo un gruppo di 10 attori di nuova generazione, selezionati tra le tante richieste pervenute, confrontarsi con se stessi, i propri sogni e le proprie paure, per portare sul palco il proprio modo di intendere se stessi. Che succede se in un momento storico come questo, in cui noi siamo talmente pieni di attività quotidiane, in cui sembra che il multitasking sia diventata una condizione sine qua non, riusciamo per sei giorni a concentrarci solo su una cosa, cioè concentrarci sul nostro modo di intendere il teatro oggi. Il 30 luglio la rappresentazione di La ridicolosa commedia della Terra Contesa. Il programma degli spettacoli si chiuderà il 1 agosto con Antigone, Metamorfosi di un mito, spettacolo scritto da Serena Gaudino con Tiziana Irti e la regia di Giancarlo Gentilucci. Il 2 agosto infine l'ultima giornata del festival con la sesta edizione della Fiera dell'Ansidonia.
Una mostra mercato per scoprire i tesori di fattoria. Giulianova, appuntamento dal 29 al 31 di luglio con le eccellenze dell'agroalimentare Terramano e non solo. Una mostra mercato per far conoscere e promuovere i prodotti tipici del territorio teramano, dal mare alla montagna, dal 29 al 31 di luglio a Giulianova, appuntamento con tesori di fattoria. La 15ª edizione conferma tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo della mostra mercato, dando la possibilità al pubblico di incontrare direttamente i produttori agricoli e toccare con mano la qualità dell'agroalimentare. Abbiamo un'agricoltura che veramente spazia a 360 gradi, se partiamo dalla costa arriviamo alla montagna. Quest'anno abbiamo allargato la presenza agli agricoltori che arrivano anche dalla provincia aquilana, ma questo per rimarcare proprio un'identità che ormai ci appartiene da veramente tanto tempo e che all'interno di questa manifestazione cerchiamo di promuovere. Il 30 e 31 luglio a Canzano e a Montorio torna la tradizione della ruzzola con il 40esimo campionato italiano. Il gioco di strada è oggi uno sport tradizionale regolamentato e tutelato dalla Federazione Italiana Giochi e Sport. L'appuntamento a Canzano con il 40esimo campionato italiano di lancio della ruzzola vede la partecipazione al popolare gioco di strada di tanti appassionati da tutta Italia. Intanto spieghiamo cos'è. La ruzzola è il lancio del cosiddetto formaggio, un disco di legno che ha la forma di una pizza di pecorino. Veniva fatto nell'Ottocento, tra le origini dall'Ottocento, ed è stato mano a mano tramandato nel tempo. Fa parte dei giochi tradizionali ed è un campionato molto sentito in molte regioni italiane. Infatti Canzano, in collaborazione anche con il comune di Montorio, su cui si svolgeranno le prove preliminari, diventa il centro, diciamo, di questo campionato nazionale, che porterà turismo e persone da tutta Italia e faranno conoscere i nostri territori. L'appuntamento interessa sia il comune di Canzano che quello di Montorio? Sì, le autorità taglieranno il nastro alle 9:30 a Montorio. Le premiazioni si svolgeranno a Canzano il giorno 31 luglio. I campi di gara sono le strade, quindi provinciali, del comune di Montorio e del comune di Canzano, quindi si svolgeranno sulle strade proprio dei paesi. Apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie A e di Pescara che si avvicina al centrocampista cileno David Pizarro, che poche ore fa si è svincolato dalla squadra con cui era sotto contratto. Per i biancazzurri di Massimo Oddo, domani pomeriggio terza uscita stagionale a Palena contro il San Nicolò. Il Pescara è sempre più vicino a David Pizarro, il centrocampista cileno. Proprio nella serata di ieri in Cile e quindi nel corso della notte in Italia ha risolto il contratto che lo legava alla squadra del proprio paese, dei Santiago Wanderers, la stessa con cui ha mosso i primi passi da professionista. L'età è avanzata, 37 anni, ma lo stesso Oddo in conferenza stampa domenica scorsa aveva affermato: magari averlo se è il Pizarro di 4 anni fa. Giocatore di elevatissimo tasso tecnico, regista di centrocampo, in Italia si è fatto conoscere con la maglia dell'Udinese, poi stagioni importanti con Roma e Fiorentina ed una parentesi anche all'Inter. Ora che è risolto il contratto, l'entourage del Delfino può dare l'accelerata definitiva e, salvo sorprese, l'affare andrà in porto. L'altro fronte caldo è quello dell'attacco. Il sogno al momento più realizzabile è quello di Pablo Daniel Osvaldo. L'attaccante italo-argentino si è svincolato dal Boca Juniors lo scorso mese di maggio e, come già detto nei giorni scorsi, i contatti sono ben avviati per trattare sull'ingaggio. Il forte attaccante sa di doversi rilanciare dopo le ultime stagioni non proprio di livello. Non a caso le pretese di ingaggio sono scese sotto il milione di euro, ma i 700.000 euro richiesti sono ancora troppi per il Delfino. In caso di ulteriore abbassamento di pretese e con l'utilizzo di bonus, domanda e offerta potrebbero incontrarsi e il Pescara potrebbe avere il suo cecchino di riferimento, oltre che un giocatore di grande richiamo mediatico. Intanto la squadra continua a lavorare nel ritiro di Palena. Domani alle 17 ci sarà la terza uscita stagionale, annullata per motivi di ordine pubblico l'amichevole col Frosinone. Il Pescara ha rimediato trovando collaborazione nel San Nicolò, squadra di Serie D per il quarto anno consecutivo allenata da Massimo Epifani e che ha iniziato lunedì scorso la preparazione nel ritiro di Castel del Monte. Domenica poi altro test con una compagine di Serie D, il Pineto, sempre a Palena. Infine è ufficiale da ieri il rinnovo della sponsorship con il gruppo OMA dei fratelli Angelucci, il cui logo continuerà ad apparire sulle divise ufficiali del Pescara come secondo main sponsor.
E nei giorni scorsi è stato presentato il nuovo responsabile organizzativo del settore giovanile biancazzurro, Giuseppe Geria. Il Presidente vuole, ed è apprezzabilissimo, essere un po' una guida, ma non perché è superiore, ma una guida per tutte le società dell'Abruzzo. Quindi voler potenziare soprattutto i rapporti, voler consolidare quelli esistenti e scambiare tutte le esperienze sia in ambito tecnico che in ambito organizzativo e logistico con le società del luogo. A questo proposito cercheremo di attuare delle iniziative per veramente avere uno scambio e un confronto con loro. Il programma prevede una linea guida unica, quindi una società, io dico una società che partecipa a tanti campionati, dalla Serie A ai primi calci. Ecco, questo è un po' lo slogan che vogliamo portare avanti. Non ci sono settori giovanili a parte oppure primavera, allievi, eccetera, ma è un'unica società che logicamente si divide e si confronta con le varie realtà in tanti campionati. La stessa importanza dei primi calci ce l'avrà la primavera, logicamente con una visibilità differente. Questo è il primo obiettivo, quindi creare al nostro interno un percorso di formazione, prima per gli adulti, quindi tecnici, preparatori, insomma tutte le figure che concorrono alla crescita del ragazzo, e che trasferiscano le proprie competenze e nel miglior modo possibile ai ragazzi. Quindi un percorso formativo che abbracci l'area tecnica, l'area comportamentale, caratteriale, insomma di relazione. E ora la Lega Pro con il Teramo che scenderà in campo domani alle 18 ad Avezzano, sarà la seconda uscita in amichevole per la squadra di Lamberto Zauli. Intanto domenica scorsa contro il Pescara tra i migliori in campo si è segnalato il terzino Tommaso Dorazio, ascoltiamolo. Dorazio, primi 45 minuti in una partita anche se amichevole ma di prestigio, molto bene la valutazione per quanto riguarda anche il tuo apporto alla causa. No, ma penso tutta la squadra, prescindere dalla prima partita stagionale, l'amichevole, è stata con ottima squadra il Pescara appena promossa in Serie A, ma ecco, le motivazioni comunque a prescindere ecco, che sia un'amichevole o sempre alte, perché comunque non capita tutti i giorni di fare una partita del genere contro una squadra di spessore, quindi sono contento per i 45 minuti e per quello che ha fatto la squadra e per la prestazione. Per te e per tanti tuoi compagni che sono rimasti, anche se tu hai avuto la parentesi a Pistoia, questo deve essere l'anno del riscatto, perché lo scorso anno tutti quanti sappiamo cosa è successo e quanto era difficile esprimersi al meglio. Sì, no, io appena parlando con la società, anche col mister, abbiamo messo da parte subito l'anno passato, perché adesso dobbiamo pensare subito al futuro e far bene, perché c'è questo campionato da affrontare e a prescindere dall'esperienza dell'anno scorso, come lo è stato un po' particolare per tutti, adesso ecco, pensiamo a tutti a quest'anno, a far bene quest'anno. Senti, gli ultimi innesti, quelli di Luca Forte e Marco Sansovini, immagino che abbiano ulteriormente alzato l'entusiasmo di un gruppo che sembra già coeso. Ma Forte e Sansovini sono giocatori che già conosciamo già tutti, e poi un leader come Marco e questa squadra che lo posso che completare, pure Forte, mi ha fatto un'ottima impressione, sono davvero degli ottimi giocatori. Senti, te la senti di dire per cosa lotterà il Teramo quest'anno? Ma noi ecco, partiamo col presupposto di salvarci, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Sai che la parola salvezza è il presidente, insomma, la vuole sentire sì e no? Il presidente ecco, ha sempre espresso che la voglia di vincere è tutto, e noi faremo di tutto per far sì che ogni domenica ci combatteremo per vincere. Era questo l'ultimo servizio di questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.